obiettivi finalmente, così inizio a capirci meglio, eh? Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro nuovo tutorial di fotografia. Oggi come prima cosa ringraziamo il centro di formazione Arteas che ci ospita per le riprese di questo tutorial sugli obiettivi. E proprio per questo vi ricordiamo i corsi di fotografia che vengono svolti da noi proprio all'interno del centro di formazione Arteas. Quindi abbiamo detto che oggi parliamo degli obiettivi. Come prima cosa andiamo ad analizzare alcuni aspetti comuni che riguardano tutti gli obiettivi. Il primo parametro che dobbiamo conoscere è la lunghezza focale. La lunghezza focale è una misura espressa in millimetri ed è esattamente la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo e il nostro sensore della macchina fotografica. Allora, questo parametro ci fa subito capire l'angolo di campo che andrà a produrre il nostro obiettivo e quindi ci farà subito capire di che tipo di obiettivo stiamo parlando. Ad esempio, lunghezze focali corte come 18 mm o 24 mm producono un angolo di campo molto largo. Questo obiettivo ci servirà dunque per fotografare paesaggi, gruppi di persone, eccetera. Mentre un obiettivo con lunghezze focali molto alte, come ad esempio 200 mm o 300 mm, andranno a produrre angoli di campo molto stretti. Quindi sono obiettivi utili per poter avvicinare soggetti lontani o per poter fotografare dettagli di una fotografia. Insomma, tutto questo per spiegare che questo è un obiettivo 28-70, quindi col 28 faccio i paesaggi, faccio i gruppi, col 50 una via di mezzo, col 60 un mini tele, mezzi busti, orientativamente. Il 50 è fisso, quindi non vado avanti e dietro, non c'è lo zoom, non c'è niente, è molto luminoso, pesa poco, costa meno. E ci faccio delle cose fisse medie, quindi se mi va bene, se no niente. Il tele invece, questo va da 80 a 200, ci faccio bei particolari, bei primi piani, o mi avvicino il soggetto. Ecco la calma. Piano. Oh, allora 18 mm campo largo, 50 mm medio campo, 200 stretto. Distinguiamo quindi le tre categorie principali dei nostri obiettivi. Da lunghezze focali che vanno da sotto i 50 mm si parla di grandangoli, quindi 18, 24, 35 mm sono tutti grandangoli. Il 50 mm è l'obiettivo normale o standard, mentre oltre i 50 mm, quindi se parliamo di 105 mm, 80 mm, 200 mm, stiamo parlando di teleobiettivi. Ovviamente possiamo arrivare a lunghezze focali anche di 400 mm, 800 mm e lì siamo nell'ambito dei super tele. In mezzo a queste tre grosse categorie, grandangoli, normali e teleobiettivi, ci sono anche degli obiettivi particolari che incominciamo ad analizzare partendo dal fisheye. Partendo dalle focali più corte, 8 mm fino a 15 mm, troviamo degli obiettivi particolari che si chiamano fisheye. Questi obiettivi producono immagini distorte, molto distorte, con questo effetto a barilotto. E sono obiettivi che producono un angolo di campo di 180 gradi. Si entra poi nella fascia dei grandangoli, che parte da 14 mm, 18 mm, 24 mm fino a 35 mm che come obiettivo fisso è l'ultimo obiettivo disponibile come grandangolo, perché poi dopo si entra nella fascia del normale, cioè 50 mm.
Abbiamo poi il 50 mm, detto normale o standard, perché ci restituisce in termini di prospettiva un'immagine che è molto simile a quello che noi vediamo con l'occhio umano. E 50 mm è un po' lo spartiacque tra i grandangoli e i teleobiettivi. Dal 50 mm in su parliamo di teleobiettivi, come ad esempio questo. I teleobiettivi producono un angolo di campo molto stretto e ci danno la sensazione di avvicinamento del soggetto, molto utile quindi per fotografare soggetti lontani o per isolare parti dell'immagine e fotografare dei dettagli di quello che noi vediamo. Abbiamo poi degli obiettivi particolari, come ad esempio gli obiettivi macro. Questi obiettivi hanno la particolarità di riuscire a mettere a fuoco a distanze davvero ravvicinate dal soggetto, anche di pochi centimetri, e poi hanno la qualità di avere un fattore di ingrandimento molto alto, a differenza di altri obiettivi. Il fattore di ingrandimento di un obiettivo è un altro parametro molto importante che andiamo subito ad analizzare. Allora, il fattore di riproduzione. Gli obiettivi macro hanno il pregio di avere un fattore di riproduzione che può andare da 1 a 1, o anche detto 1 per, fino anche a 5 a 1, quindi 5 per. Il fattore di riproduzione è l'ingrandimento di quello che io sto andando a fotografare. Facciamo un esempio: se io sto fotografando un oggetto lungo 4 mm, con un obiettivo che ha un fattore di riproduzione di 1 a 1, il mio oggetto di 4 mm verrà impresso sul sensore della grandezza effettiva di 4 mm. Un'altra distinzione che dobbiamo fare fra gli obiettivi sono gli obiettivi normali e gli obiettivi zoom. Gli obiettivi normali sono quegli obiettivi che hanno una lunghezza focale fissa. Quindi questo obiettivo 50 mm avrà e riprodurrà un angolo di campo sempre uguale, senza possibilità di variazione. Mentre un obiettivo come questo, che è un 28-70, ha la possibilità di variare la lunghezza focale, quindi può scattare a 28 mm, e quindi come se fosse un grandangolo, può scattare a 50 mm, quindi come un obiettivo normale, e scattare anche a un 70 mm come un teleobiettivo. Quindi, cambiando la lunghezza focale, io andrò a cambiare l'angolo di campo e quindi la visione che avrò della mia immagine. Ovviamente una distinzione importante fra questi due obiettivi riguarda la qualità e il costo, nonché il peso. La costruzione ottica per un obiettivo zoom è molto complicata e ha bisogno di molte più lenti per poter fare questo movimento, cioè per poter passare da 28 mm a 70 mm ha bisogno di più lenti e gruppi ottici, e quindi una costruzione complicata, mentre un obiettivo fisso ha bisogno di meno lenti e di una costruzione più semplice. Proprio per questo motivo gli obiettivi zoom avranno un peso e un costo maggiore in confronto a un normale. Non solo, gli obiettivi fissi ci danno la possibilità di avere una maggiore qualità a costi molto più bassi, e questo ci porta a vedere l'ultimo fattore molto importante che riguarda gli obiettivi, e che è l'apertura massima. L'apertura massima è segnata sopra ogni obiettivo e indica qual è il diaframma più aperto con cui può lavorare con l'obiettivo. Ad esempio, questo 50 mm è segnato come 1.8, vuol dire che questo obiettivo può lavorare a un'apertura massima di 1.8. Mentre un obiettivo come questo ha un'apertura massima solamente di 2.8, quindi un diaframma più chiuso. Questo che significa? Che il 50 mm fisso sarà sicuramente più luminoso di questo 28-70 zoom. L'apertura massima di un obiettivo ci fa capire quindi quale sarà la sua luminosità e anche il suo peso.
Questo perché un obiettivo, per essere molto luminoso e quindi avere un'apertura come ad esempio per i fissi 1.4, 1.8, cioè quindi un'apertura molto ampia di diaframma, ha bisogno di lenti molto grandi, di circonferenza grande e di qualità. Quindi un obiettivo a un'apertura di diaframma ampia sarà più luminoso e probabilmente anche più pesante. Obiettivi zoom, ad esempio, con diaframmi di apertura massima 4, 4 e 5 hanno la possibilità di avere lenti con circonferenze anche molto piccole e probabilmente di plastica, quindi saranno comunque leggeri, ma ovviamente di una bassa qualità e una scarsa luminosità. Quindi, se sono in un ambiente molto buio, posso usare il 50, che è bello luminoso, che ha, abbiamo detto, questo ha un 1.8 e quindi vi entra più luce e quindi le fotografie vengono meglio sicuramente di questo, però dipende dalla situazione, giusto? Adesso che sappiamo tutti questi fattori e parametri, possiamo farci un'idea su quali obiettivi sono più adatti a noi. Io per esempio potrei consigliarvi di acquistare solamente obiettivi fissi, perché in questo modo a prezzi più bassi avrete la possibilità di avere obiettivi con maggiore qualità e maggiore luminosità. Ma è normale che portarsi dietro 6-7 obiettivi può risultare scomodo. Quindi, in base al tipo di fotografia che fate, dovrete scegliere l'obiettivo più adatto. E abbiamo visto molto sugli obiettivi oggi, quindi ringrazio tutti voi, vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi aspetto nel gruppo di Facebook e ringraziamo ancora il Centro Arteas per averci ospitato. Grazie a tutti!